Beh, per me che non sono torinese e che sono ospitata da qualche anno in questa bellissima città, è certamente un modo attraverso il teatro di venire a conoscenza, di scoprire ulteriormente questo luogo magico che è Porta Palazzo. Il festival, come dire, mi sembra davvero un'opportunità non solo per creare, per dare lo spazio alla creazione, che è tanto in qualche modo difficile in questo periodo, ma anche per dare ascolto, quindi non solo un festival che in qualche modo promuove la creazione di percorsi o che comunque mette in mostra delle realtà e delle possibilità artistiche, ma che nel farlo ascolta anche chi le produce, chi le crea, e questo è certamente un'enorme possibilità per chi partecipa al festival, specie se pensiamo che tra l'altro le possibilità formative sono gratuite. Per me cultura è coltivare e coltivarsi con grande serietà, con grande onestà, e per me cultura è incontro, scambio, relazione, però in un modo molto attivo, non passivo. La cultura è anche scegliere che cosa incontrare e come farsi attraversare da questo incontro. Porta Palazzo è labirintica in questo senso. Porta Palazzo è un luogo dove assorbi un continuo movimento culturale, linguistico, ma anche direi proprio umano, prettamente umano, senza andare troppo a ricamare sull'intercultura, no? È un luogo che continuamente si muove, che c'è sempre, di notte, di giorno, con le persone che la abitano, con le persone che passano. È un film costante, è un film continuo. Non dorme mai e quando dorme si fa guardare, è bella comunque, no? Dunque, questo lavoro nasce dall'incontro proprio con le persone con cui faremo teatro, facciamo teatro, come sempre un teatro legato a chi lo fa, il nostro, quindi il metodo del teatro sociale di comunità è quello che poi ci riporta a lavorare con le persone che partecipano all'azione. Il percorso è impostato quindi sulle loro esigenze narrative, persone che hanno incontrato o che sperano di incontrare Porta Palazzo sempre più da vicino, persone che la corteggiano, mi sembrano dei grandi corteggiatori di Porta Palazzo. Stiamo lavorando sia su aspetti prettamente drammaturgici, quindi in qualche modo di scrittura, scrittura creativa, scrittura, drammaturgia in azione, ma anche sulla composizione di azioni teatrali che partano proprio dalle loro autobiografie. E quindi chiaramente cerchiamo, nei limiti del tempo che abbiamo, di dare vita a quella porta palazzo che loro hanno interiorizzato, no? Un luogo della mente, porta palazzo, un luogo di un bellissimo disordine. Verdura buona, verdura marcia, le buste della spesa, di carta, di plastica, urla, schiamazzi, grida, musica anni 80! Musica marocchina! Mele e cannella della gelateria popolare, formaggio e marmellata, noccioline senza permesso, polvere, terra. Scivola tra le mani mentre le lascio disarmate contro il freddo, al di fuori delle tasche. Allora, certamente il consiglio più importante dal mio osservatorio, dal mio punto di vista, è beh, tanta resistenza, tanta tenacia. E una cosa che a me ha aiutato molto a trasformare questa grande passione in un lavoro, che è farsi sempre una domanda importante, che è perché dovrebbero pagarmi per fare questa cosa? Cioè differenziare molto quando si diventa operatori dello spettacolo, comunque artisti, forse artista forse è una parola un po' naif, però quando si diventa artigiani, mi viene da dire, del teatro o dell'arte in generale, chiediamoci sempre, mi viene da consigliare se
Lo stiamo facendo per un nostro personale, per una nostra personale esigenza espressiva, che va benissimo, però diverso è quando deve diventare un lavoro e questo artigianato viene messo a disposizione della comunità. Allora lì credo che sia importante che ognuno si chieda perché dovrebbero pagarmi per fare questa cosa, cosa so fare. E il consiglio più importante in assoluto è davvero di studiare il più possibile, di essere estremamente preparati per farlo.